Sabato 26 novembre 2016 alle ore 18:30 al foyer del Teatro Tommaso Traetta di Bitonto in provincia di Bari si è tenuta l'iniziativa culturale organizzata dal Comune di Bitonto Non Una di Meno per ricordare la cittadina Maria Grazia Cutrone e celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Racconti e pensieri in versi sul tema della violenza di genere. Sono intervenuti tantissimi attori locali che hanno letto e interpretato testi contro la violenza sulle donne. Ovviamente ricordiamo l'organizzazione a cura dell'associazione Il Cenacolo dei Poeti. Questi sono stati state iniziative che sono state portate avanti da associazioni esistenti sul territorio sensibile al tema della violenza sulle donne. Ma si va anche oltre. Come comune, come amministrazione, abbiamo coordinato questi eventi, favorito questa rete proprio per allargare la cerchia di quanti possono fare, ognuno per il ruolo che ha nella società, possono fare la propria parte. Certamente le associazioni insistono più sul lato della cultura, dell'intervento, dello stimolo alla riflessione. Per quello che riguarda invece l'amministrazione, il compito è non solo quello di favorire e coordinare, ma anche fornire dei servizi. Nel nostro caso i servizi che oggi come amministrazione possiamo offrire è quello, attraverso i servizi sociali, di indirizzare le donne che subiscono violenza, indirizzarle presso centri che possano aiutare, intervenire a seconda, della gravità del problema. Intanto abbiamo sul territorio un centro di informazione e di ascolto, assicurato e gestito dall'associazione Io Sono Mia, e questo è già un buon presidio per accogliere in prima istanza le donne che vogliano capire che cosa sta succedendo alla loro vita in famiglia, nella relazione col proprio partner. Poi abbiamo appunto i servizi sociali che con per esempio Filia, che è un centro di accoglienza per famiglie in difficoltà presso l'ASP Maria Cristina di Savoia, che appunto accoglie, ascolta, indirizza le famiglie che vivono alcune difficoltà. E certamente è la difficoltà che si vive nelle relazioni, nei rapporti tra uomo e donna, tra marito e moglie, tra marito, moglie e figli, sono legati molto di questi problemi alla violenza, all'esercizio della violenza. Poi c'è, è chiaro, il consultorio ASL che offre alle donne i servizi, e soprattutto l'ASL è più legato ad aspetti che riguardano la salute della donna. Poi ci sono altri servizi di ospitalità a madri con figli minori che sono nella necessità di essere allontanati dalla casa dove si è consumata la violenza, e quindi vengono ospitati in questi centri. E poi ci sono i CAV, ovvero i centri antiviolenza. A Bitonto a breve è in atto una gara per poter individuare un CAV col quale fare una convenzione e presso il quale indirizzare
le donne che siano vittime di violenze, che sono nella necessità di allontanarsi, di essere allontanata dalla casa appunto dove c'è stata la violenza. Questo diciamo è importante dire e ribadire, perché le donne che sentono di essere sole e non sanno cosa fare, come fare, se si trovano di fronte a questo problema, sappiano che appunto possono rivolgersi intanto presso questi centri, i servizi sociali del comune, ancora prima il centro di ascolto, per diciamo essere informati, essere indirizzate rispetto al problema che denunciano, e poi se ci sono fatti ancora più pesanti, gravi, reati, possono andare anche direttamente, rivolgersi al presidio locale, al commissariato, possono andare a rivolgersi ai carabinieri. Quindi ecco, ci sono questi presidi sul territorio che aiutano la donna a, non dico a risolvere, però intanto a fronteggiare il problema. È importante che non si lasci correre, è importante che si parli, appunto, ci si confidi con altre persone che possano aiutare, e bisogna poter saper voler chiedere aiuto, perché la possibilità di venirne a capo può esserci, c'è anzi, e noi ci auguriamo che di non lasciare sole queste donne, di poter sempre più far conoscere diciamo queste possibilità che ci sono, e che questo fenomeno possa gradualmente ridursi, perché è eccessivo quello che noi sentiamo, i numeri sono assolutamente non accettabili. Sono date ricorrenti in cui si focalizzano momenti di riflessione, di lotta, per esempio oggi a Roma la manifestazione, non una di meno, è stata molto partecipata, e questo serve a creare dibattito nel paese, a dimostrare che le donne non vogliono più tacere, che richiedono un intervento forte da parte dello Stato. Così è per l'8 marzo, per il 14 febbraio, il One Billion Rising lanciato da questa attivista americana. Sono date simbolo, servono per attivare un dibattito politico, sociale, culturale nel paese. Questo è il senso di queste date, non c'è nulla da festeggiare, sono un momento politico di riflessione. Se volesse segnare una mappa che le istituzioni dovrebbero seguire con delle tappe fondamentali per tentare di fronteggiare in qualche modo questo problema, quali tappe segnerebbe su questa mappa? Che cosa deve fare? Allora, il problema è molto complesso, non si risolve con la pena, per esempio, o solo con la pena. C'è bisogno della certezza della pena, ma non è quella la soluzione, perché è un problema profondamente culturale. Quindi bisogna attivare una seria formazione nelle scuole, dei docenti prima e poi degli studenti, sin dalla tenera età. In Francia, per esempio, è nata un'esperienza interessantissima. Hanno creato un asilo, una scuola per la prima infanzia, e tutta impostata sulla rottura degli stereotipi di genere, e quindi la condivisione da parte dei ragazzi, dei bambini e delle bambine, di quelle che solitamente vengono reputati ruoli, funzioni, compiti che possono essere maschili o femminili. Quindi si mischia, si fa vivere a tutti l'esperienza, cioè si è partiti dall'età più piccola per crescere donne e uomini consapevoli. Quindi c'è bisogno di un lavoro nelle scuole, c'è bisogno di un lavoro da parte di chi deve condannare, chi ha commesso questo. C'è bisogno di un lavoro sugli uomini, e questo passa sì attraverso le scuole, anche i posti di lavoro. Bisogna trovare momenti vari. C'è bisogno della rete di supporto nei casi di violenza, gli sportelli, i centri antiviolenza,
C'è insomma bisogno di un lavoro a 360 gradi, devono occuparsi del governo nazionale, ma anche le regioni, i sindaci, a cascata, tutto il paese deve essere coinvolto nuovamente in un forte dibattito pubblico, nella presenza di istituzioni, devono essere coinvolte e formate sempre di più le forze dell'ordine, che spesso sono i primi ad essere chiamati e ad intervenire, devono intervenire con consapevolezza e con concretezza in questi, nei casi di violenza. L'Associazione Cenacolo dei Poeti da sempre è vicino a questi tipi di problematiche. Sin dall'inizio infatti abbiamo accompagnato in questo viaggio, siamo stati accompagnati in questo viaggio dall'Associazione Osonomia. E una serata dedicata a questo tema da parte del Cenacolo dei Poeti è fondamentale nel nostro programma annuale, perché ci permette, attraverso la poesia, permette appunto di raggiungere direttamente il cuore delle persone, far capire veramente che significa, non una di meno.